Allora, vediamo un esempio che riprende un po' i temi della volta scorsa. Quindi y secondo più 2y primo più 2y uguale a 0. Questa qui diventa lambda quadro più 2 lambda più 2, perché questo conta come y derivato 0 volte, quindi è come lambda alla 0 uguale a 0. Andiamo a estrarre le due radici. Ora, questa qui ha delta negativo, cioè se andiamo a vedere lambda 1, 2, questo è meno 2, ti dovrei mettere più o meno, cioè scriviamo tanto la radice del delta, il delta è b quadro, cioè 4, meno 4a per c, quindi meno 8, qui c'è un meno 4, diviso 2. Allora, qui non posso mettere la radice quadrata reale. Metto la radice quadrata complessa. La radice quadrata complessa è l'insieme delle soluzioni complesse di questo oggetto. Ok? Quindi questa cosa qui è meno 2, qui c'è un meno 4, quindi è più o meno 2. Cioè, meno 4 vuol dire tirate fuori il 2 dalla radice, riesce la radice di meno 1 che fa più o meno i fratto 2, cioè 1 è meno 1 più i meno 1 meno i. E allora come si fa? Si fa, facciamo l'1 più 1 e meno i. Ok? Come si fa questa cosa qua? L'altra volta avevamo detto che i e meno i davano coseno e seno. E si fa alla stessa maniera, cioè la parte reale va nell'esponenziale e questa parte qui dà un seno e coseno. Quindi la soluzione generale y uguale a e alla meno x, che sarebbe meno 1, coseno di x, che è la parte che dipende da più o meno i, più b e alla meno x, cioè sempre la stessa cosa, seno di x. Ok? In generale, cosa succede in generale? Prendiamo y quadro secondo più by primo più cy uguale a 0. Questa cosa qui diventa a lambda quadro più b lambda più c uguale a 0, che ha due radici. Diciamo ha due radici lambda 1 e lambda 2. Ok, questo non è nulla di speciale. Allora, cosa facile? Se delta è maggiore di 0, cosa succede? Lo sapete benissimo, lambda 1 diciamo, lo chiamo alfa 1, lambda 2 è alfa 2 con alfa 1, alfa 2 reali. Sì, potevo chiamare direttamente lambda 1 e lambda 2, ma voglio fare poi un parallelo, quindi mi conviene dargli nome. E le soluzioni dell'omogenea sono y uguale, se volete essere precisi, y di x. Precisi o insomma più che precisi, puntigliosi. E A, cioè prima costante, alla alfa 1x più B e alla alfa 2x. Poi se avete un problema di Cauchy, insomma sapete come fare, fate stabilite A e B con i dati iniziali. Bene. Se delta è minore di 0, ho sempre due soluzioni, solo che lambda 1 sarà a più i beta e lambda 2 sarà a meno alfa meno i beta, con alfa e beta reali. Cioè sono numeri complessi, la parte reale è esattamente questa cosa qui, la parte reale è questa.
E se questo numero qui è negativo, voi il meno 1 vi dà un contributo i e del modulo di questo numero sotto radice prendete la radice quadrata. Ok? Quindi è, anche se non avete mai fatto un'analisi complessa, questa è molto semplice, è una cosa meccanica. Quindi questo qui è la radice del delta sostanzialmente. Questo è il meno b fratto 2 e questa è la radice del delta fratto 2a. Ok? Questi due pezzi qua. Qui invece è proprio le due radici, quella col più e quella col meno. Oh, e allora la soluzione com'è? Y di x è, solite costanti, questo va nell'esponenziale e questo qui va dentro il coseno. In questo caso non l'abbiamo visto, noi finora abbiamo visto sempre più o meno i, quando c'è un beta va a finire nell'argomento del coseno, quindi coseno di beta x e ovviamente la soluzione compagna. Quella del seno di beta x. Io ve lo do come regolina perché non so quanta analisi complessa avete fatto. Se ne avete fatta abbastanza, cioè se avete almeno fatto la formula di Eulero, che è la formula, forse una delle formule più belle del mondo, secondo me seconda solo a quella del teorema di Stokes fatto con le forme. Beh, allora qui prendete, è proprio l'esponenziale complessa, e alla a più b e alla a meno b, e poi fate le combinazioni lineari e viene. Okay, esattamente come abbiamo fatto un po' alla buona l'altra volta. Cosa manca? Abbiamo fatto quasi tutti i casi possibili per l'equazione del secondo ordine. Chiaramente poi siamo aumentati gli ordini, aumentano le complicazioni perché non sapete le formule risolutive e in generale non ci sono. Mi sembra che si arrivi al quinto grado come formula risolutiva. Poi vanno risolte a mano se si riesce. Cosa succede quando, cosa manca? Manca il delta uguale a 0. Non posso prendere, allora qui avrei lambda 1 uguale a lambda 2 uguale alfa e all'alfa x e all'alfa x sono la stessa soluzione. Se volete, diciamolo meglio, e all'lambda 1i, vabbè, insomma. Quello che fate è che ottenete una soluzione sola, quindi ma vi manca qualcosa. Quindi questa cosa qui è, diciamo, il caso delta uguale a zero, quindi è quello che si chiama la risonanza. Cioè bisogna inventare qualcosa. Per trovare la seconda soluzione. Allora, vediamo perché cosa succede. L'idea è questa. Idea. Allora, diciamo che lambda 1 è uguale a lambda 2 uguale ad alfa e so che è una radice doppia. Allora, se ho una radice doppia, ho un'altra identità che fa 0. So che A lambda quadro più B lambda più C, chiaramente questo in lambda in alfa fa 0, ma anche la sua derivata, calcolata in alfa, fa 0 perché è una radice doppia. Ho un contatto doppio, quindi si annulla anche al secondo ordine. Cioè, questo è 2A lambda più B ristretto a lambda uguale ad alfa. Cioè 2A alfa più B è uguale a 0. Quindi ho un altro oggetto che mi annulla la mia equazione. Come faccio a farlo venire fuori? Allora, da questa cosa qui viene fuori che anche x e all'alfa x è soluzione dell'omogenea, è soluzione generale, diciamo, ho preso un'equazione
È una soluzione, insomma. Perché? Infatti, prendiamo y uguale x e all'alfa x, prendiamo y' è x e all'alfa x per alfa, quando la derivata casca qui sopra, più e all'alfa x, quando la derivata cade sulla x. La y secondo è alfa quadro x e all'alfa x, quando la derivata casca qui, più alfa e all'alfa x quando la derivata casca qui, più la stessa cosa quando la derivata casca qui. Allora vedete che quando la derivata casca sull'alfa, chiaramente ho un pezzo che è uguale a quello di prima. Se qui non avessi x, avrei questo, alfa e l'alfa x, alfa quadro. Quindi da questo, mettendo insieme queste robe, è come aver moltiplicato per x l'equazione di partenza, quindi 1, 0, ma ho un'altra relazione curiosa, e questa relazione qui, vedete che assomiglia a 2 alfa e 1. Quindi questa roba qui è quello che vi farà venire fuori un termine di questo tipo, cioè se prendo a y secondo più b y più c, questo mi diventa a per alfa quadro x e all'alfa x più 2 alfa e all'alfa x più b. Allora, scriviamolo di sotto, così c'ho tutto lo spazio. Questa roba qui diventa con y uguale e x e all'alfa x diventa moltiplicato questo, quindi alfa quadro x e all'alfa x più 2 alfa e all'alfa x più b moltiplicato questo, alfa x e all'alfa x più e all'alfa x più c per questo x e all'alfa x. Questo è uguale a, diciamo, raccogliamo due tipi di termine. Raccogliamo i termini che hanno voglio il giallo che mi piace di più per queste cose. Ok. Voglio raccogliere quelli che hanno x e all'alfa x, che sono questi tre, e voglio raccogliere i termini che non hanno la x. Quindi questi sono uguali a x e all'alfa x. Poi come mi rimane? Mi rimane a alfa quadro più b alfa più c, che fa 0, perché è questa relazione qua, cioè questa qui è quando la derivata casca sempre sull'esponenziale, praticamente io non vedo il fatto della moltiplicata per x, e quindi ottengo, a parte la moltiplicazione per x, esattamente quello che ottenevo prima, cioè questo è quello che mi viene dal fatto che all'alfa x è una soluzione generale. Più però la cosa interessante è che ho, quando la derivata cade sulla x, quindi quando il termine è alfa x, ho sparigliato le carte e ottengo 2a per alfa più b per alfa. E anche questo fa 0, è la nuova relazione, quella che viene dal fatto di essere una radice doppia. E quindi ho trovato 0, ho trovato una seconda relazione. Quindi soluzione, se il delta è uguale a 0, le mie soluzioni sono y uguale a e all'alfa x, diciamo, detto uguale a 0 vuol dire, come ho detto prima, lambda 1 uguale a lambda 2 uguale alfa, ovviamente reale, perché due soluzioni coincidenti sono reali. Allora, le soluzioni sono y uguale a e all'alfa x
più bx e all'alfa x, ok? Questo è quello che ci dà la teoria. Quindi abbiamo completato il nostro quadrettino, ok? Delta maggiore di 0 l'abbiamo fatto, delta minore di 0 l'abbiamo fatto, e tutta questa pappardella qui serve a fare il caso delta uguale a 0, ok? Quindi sappiamo come trattare tutte le equazioni di secondo ordine, ok? Che sono la maggior parte delle equazioni che tratteremo. Quindi questo è l'ultimo caso. Vediamo di applicare questa cosa. Per esempio, poi il resto si fa nella stessa maniera, cioè ci si rompe le scatole a tirar fuori le due costanti con i dati iniziali, o peggio ancora, se fosse anche una non omogenea, si rompe doppiamente le scatole, che bisogna trovare anche la funzione particolare. Ma è tutta roba computazionale a questo punto, cioè è di rompersi un po' a fare tutti i conti precisi e non incasinarsi con i conti. Quindi, per esempio, questa qui, l'equazione associata, provate, ovviamente io vado, non siamo, diciamo, mai dovremmo aver imparato, io sugli esercizi vado a dritto, ma voi provate a farlo da solo, non è difficile. Quindi questo è lambda quadro più 2 lambda più 1 uguale a 0, e ormai questo sapete anche, sanno anche i sasi, che questo è lambda più 1 al quadrato uguale a 0, quindi senza nemmeno fare il delta. Lambda uguale a meno 1 è una radice doppia. È proprio il caso di risonanza da manuale. Quindi ho appunto risonanza. Quindi lo spazio dell'omogenea è AE alla meno x più xBE alla meno x. Quindi y' cioè diciamo, questa è la soluzione generale. Per trovare i dati iniziali, troviamo anche y' è meno a e alla meno x più b e alla meno x, perché la derivata cade qui, meno bx e alla meno x. Oh, allora, y0 e y' di 0. Y di 0, se lo calcolo qui, viene a per e alla 0 più 0. E se lo calcolo qui, viene meno a più b e stop. Ma d'altra parte li posso calcolare, cioè li posso andare a leggere chi sono. Y0 è 3, y' di 0 è 4. E quindi ottengo A uguale a 3 e B è uguale a 4 più A, cioè a 7. Cioè non è che ci volesse tantissimo, quindi la soluzione del problema di Cauchy è y uguale a 3, cioè non sbagliamo la costante, e alla meno x, la costante della cosa, più 7 x e alla meno x. Vi lascio un esercizietto, che sono veramente, non voglio farlo perché è pieno di calcoli, quindi ve lo lascio più che volentieri, però diciamo, vi lascio un attimo una traccia: meno 4y uguale a x cubo più 5. Y di 0 è 3 quarti, y' di 0 è un sedicesimo. Allora, qual è la cosa importante? Qui c'è un uguale. Qual è la cosa importante? La cosa importante è che
Vedete che il termine omogeneo è fatto di due pezzi. Allora, come si va a trovare la particolare? Ecco, quindi ci concentriamo magari lì un attimo. Quindi ve lo faccio a grandi linee e poi vedete voi. Allora, lambda, le due soluzioni, viene lambda quadro meno 4, quindi lambda uguale a più o meno 2. Quindi la omogenea è A e alla meno 2x più B e alla 2x. La particolare. Allora, la particolare si può fare in due modi. Allora, anzi, forse, beh sì, è vero, sono due pezzi, ma sono due pezzi dello stesso tipo. Comunque io ve li dico brevemente. Allora, siccome questo è un polinomio, cerco la particolare, cioè questa cosa qui si chiama tipo metodo della somiglianza. Quindi y particolare sarà un polinomio. Perché? Perché qui gli date in pasto un polinomio e ottenete un polinomio. Va bene? Quindi di che grado? Di grado 3. Perché? Probabilmente, beh, insomma, diciamo, provate, ma se partite con un grado più piccolo di 3, questa roba qui non vi aumenta mai il grado. Se partite con una roba di grado 3, qui avete un oggetto di grado 3 e qui un oggetto di grado 1, quindi probabilmente riuscite a metterlo a farcela. Se partite con un oggetto di grado più alto, per esempio di grado 4, qui avete un pezzo di grado 4 che non viene bilanciato da questo. Quindi quando arrivate in fondo, il coefficiente del termine di grado 4 sarà 0. Quindi cerco y p di x uguale a ax cubo più bx quadro più cx più d. E faccio tutti i conti. Quindi alla fine trovo, vi do la risposta, y particolare dovrebbe essere x cubo fratto 4 meno 3 sedicesimi x meno 5 quarti. E quindi la soluzione generale è a e alla meno 2x più b alla 2x più questa roba, x cubo quarti meno 3 sedicesimi x meno 5 quarti. Poi con i dati iniziali, questa è la soluzione generale, con i dati iniziali trovo che b a è 15 sedicesimi, b è 17 sedicesimi, se ho fatto bene i conti. E quindi la y è 15 sedicesimi e alla meno 2x più 17 sedicesimi e alla 2x più x cubo quarti meno 3 sedicesimi x meno 5 quarti. Ok? Questa è la soluzione del problema di Cauchy. Provate a fare i conti da voi, insomma, e se sono sbagliati, riprovate, e se per 2 volte vengono gli stessi, probabilmente sono sbagliati i miei, fatemelo sapere. Insomma, non è che è solo roba di calcolo. Oh, ultima notazione di colore, diciamo. Qui, vabbè, in questo caso è tutto un polinomio, si poteva fare direttamente così, ma è anche una somma di rove. Quando ho una somma, io posso trovare una soluzione particolare per questo affare e una soluzione particolare per questo affare e sommarle e ottengo la stessa roba. Quindi provate, in questo caso è facile, provate a fare anche nell'altra maniera, cioè trovate una soluzione particolare dell'equazione come se avesse solo dell'equazione y secondo meno 4y uguale a x cubo, trovate un'equazione particolare dell'equazione y secondo meno 4y uguale a 5, e sommatele e vi danno una soluzione particolare di questo. In questo caso con un singolo polinomio si sistemava tutto, ma
se qui vi ci mettevo un coseno, un esponenziale, una funzione, un logaritmo, una funzione strana, è davvero difficile trovarle subito in un botto. Poi vediamo un altro caso del metodo delle somiglianze, cioè questo metodo qui si chiama metodo delle somiglianze, cioè se qui c'è un polinomio parto con un polinomio. Ma cosa succede quando non c'è un polinomio? Diciamo, i casi interessanti sono i casi che si affrontano, diciamo, sono tre: polinomio, esponenziale, seni e coseni. Se prendo un polinomio parto con un polinomio, quando prendo un esponenziale parto con un esponenziale, perché quindi il caso dei polinomi, ora lo vediamo, dei seni e coseni lo vediamo perché è interessante, non che sia particolarmente, insomma, non è che ci voglia una grandissima fantasia, ma c'è un piccolo, una piccola curiosità che magari sulle prime non vi viene in mente. Poi, diciamo, quello che ci rimane da fare, oltre alle equazioni di termine più alto, che non, insomma, che non è molto interessante, però diciamo sarebbe molto interessante, ma ci porta molto lontano, e invece io voglio fare più equazioni non lineari, che sono più belle, insomma, che a me piacciono di più, però più belle o no, decido io. A me garbano di più, quindi sono più belle. Faremo il caso in cui c'è risonanza anche col termine noto. Il discorso di risonanza sembra un discorso un po' iperraffinato, perché delta uguale a zero è molto poco, è un caso particolarissimo, cioè se pigliate dei numeri a caso è difficilissimo, e li date come coefficienti è difficilissimo che voi abbiate risonanza. Però la risonanza, quindi dice, vabbè, è un fenomeno che in natura non esiste, non è vero, perché poi è la roba, diciamo, in natura tante volte, magari in natura non succede, ma siccome poi la roba la fabbrichiamo noi, noi facciamo le cose che risuonano, esempio la chitarra, esempio ancora più semplice di altalena, ecco, ho fatto lo spoiler, esempio ancora più semplice di risonanza è l'altalena. Cioè, quella è un'oscillazione e voi date la spinta. Se date la spinta male, chi è sull'altalena si annoia perché e non procede. Se invece beccate la spinta bene, cioè andate in risonanza, vedete che le oscillazioni diventano molto più grandi. Perché diventano molto più grandi? Perché le moltiplicate per x. Avete visto, se partite con una soluzione e alla x e andate in risonanza, avete x e alla x. Quell'x lì vi dice che le oscillazioni diventano sempre più ampie. Questo soprattutto con e alla x non si vede, ma si vede bene col seno e coseno. E quello è un tipo di risonanza con il dato iniziale, quindi è una cosa che vedremo la prossima volta. E è una risonanza che voi cercate, perché se no l'altalena non è divertente se date le spinte a caso. Chi è sull'altalena, che gli date le spinte voi o che se le dia lui, diciamo, allungando e accorciando il proprio corpo, quindi creando una spinta inerziale di quel tipo lì, cerca di darsele in maniera da andare, di oscillare sempre più violentemente, se no non è un'altalena, è una serie a dondolo, no? Quindi, diciamo, il discorso di risonanza, in particolare di risonanza col dato iniziale, è interessante. Torniamo a noi, facciamo questo esercizio qui, appunto, in cui vediamo un termine forzante, un termine non omogeneo di tipo seno e coseno, che però in questo caso, rispetto a quello che dicevo, non va in risonanza. L'equazione associata è lambda quadro meno 2 lambda più 1, quindi ho lambda 1, 2 uguale a 1, quindi ho risonanza interna. Quindi le soluzioni dell'omogenea, y0 è a e alla x più b x e alla x. Come vi dicevo, quando avete risonanza mettete qui un coseno, una x. Ok? Quindi e alla x, x alla x. Va bene, se qui avessi avuto le soluzioni con seni e coseni, vabbè, in due dimensioni non lo vedo perché ho già due dimensioni. Per trovare risonanza nel caso complesso dovrei avere un'equazione di ordine 4. Allora potrei avere due radici complesse coincidenti. È un caso che noi non vedremo. Le risonanze col seno e coseno vediamo quando la soluzione di questo va in risonanza con il caso, con il termine noto. Bene, soluzione particolare. Soluzione particolare, poi facciamo i conti, ma
La prima cosa che mi viene in mente è, boh, se per questioni di somiglianza, per ottenere un coseno, devo partire con un coseno dello stesso tipo. No, quindi quando lo derivo. Oh, allora, questo approccio qui è intuitivo, è una intuizione carina, ma non è sufficiente. Perché? Perché quando lo derivate, qui non lo derivate, avete un coseno. Qui l'ho derivato due volte e vi torna un coseno, ma quando derivate una volta vi viene fuori un seno e questo qui non l'aggiustate. Allora, quando partite con un coseno, cioè quando il termine noto è un coseno, bisogna partire con seni e coseni, perché allora riuscite a, insomma, bilanciare A e B in maniera da poi tenervi il coseno e poter cancellare le parti in seno. Quindi vanno messe entrambi, si mettono entrambe perché quando derivo una ottengo l'altra. E viceversa. Quindi chiudiamo facendo questo conticino qui. Quindi y particolare è a coseno di 2x più b seno di 2x. Yp' è derivata del coseno viene meno seno, quindi meno 2a seno di 2x più 2b coseno di 2x. La derivata seconda è meno 4a coseno di 2x meno 4b seno di 2x, ok? E quindi poi le mettete insieme, quindi yp secondo meno 2yp primo più yp, cioè voi volete risolvere questa equazione qua, vi viene. Ok, pazienza, a coseno di 2x più b seno di 2x meno 4, perché ho 2yp meno 4a seno di 2x più 4b coseno di 2x. Qui intanto c'ho un meno 4 qua e c'ho un meno 4 qui, perché io parto con y secondo, non con y, quindi y secondo più meno 2y', quindi ciò qui c'è un più e qui c'è un meno, le ho sbagliate tutte, più y' p. E questo voglio che è uguale a, ora mettiamolo insieme, cosa ho per il coseno? Il coseno c'è un meno 4 coseno, meno 4b, meno 4a, meno 4b più a. E invece il seno c'ha un meno 4b, un più 4a e un più b. Quindi questo è uguale a meno 4a meno 4b più a coseno di 2x più meno 4b più 4a più b seno di 2x. E io voglio che questo deve essere uguale a 25 coseno di 2x. Quindi se ho fatto meno bene i conti, dubito fortemente. Allora qui dovrei avere più a meno 3a meno 4b uguale a 25 e qui avrei meno 3b, partiamo con a. 4a meno 3b uguale a 0. E di qui poi voglio dire, 4a è uguale a 3b, quindi poi andate a mettere qui e ottenete quello che ottenete. 4a è uguale a 3b, quindi qui vi viene meno 9 quarti b meno 4b uguale a 25 e in fondo dovreste avere a uguale a 3 e b uguale a 4. E quindi la soluzione omogenea è
soluzione generale è y uguale a A e alla x più bx e alla x più 3 coseno di 2x più 4 seno di 2x. Poi, dati iniziali, questo ve lo lascio, si trova che A è uguale a meno 2 e che B è uguale a 1. Quindi la soluzione del problema di Cauchy è y uguale a meno 2 e alla x più x e alla x più 3 coseno di 2x più 4 seno di 2x. E questo direi che può terminare la lezione di oggi. Domani, la lezione, questa ora di lezione, prossima ora, le risonanze con il termine noto. E poi abbandoniamo il lineare.